del mondo delle carte. Ecco, per questo noi ora diamo la parola a Jacopo Simonetta, che è un naturalista, membro degli Amici della Terra, forse fondatore del Gruppo degli Amici della Terra, sì, locale, esperto in ecologia e conservazione dei sistemi terrestri. Jacopo si parlerà della biodiversità, i cambiamenti climatici e del perché costituire un ciclo discontinuo del sito. Grazie, intanto grazie agli organizzatori e grazie a coloro che hanno resistito fino a quest'ora. Prima di dire due cose sull'argomento, diciamo, che mi è stato chiesto, che è quello del SIC, volevo dire una cosa ai ragazzi che sono ancora qui, visto che per una volta ci sono un po' di ragazzi giovani. Siete nei guai grossi. E nei quali nostri che ci abbiamo messo noi come generazione, non come persone, ognuno ha fatto diverso, ma come generazione, la nostra generazione ha tradito la vostra generazione. E non è una parola grossa, perché non solo abbiamo fatto tutto il contrario di quello che bisognava fare, ma lo abbiamo fatto sapendo. Se voi andate a vedere qui vicino alla cosa, si vede una riedizione di un libro del 1972, I limiti della crescita. Se volete capire un po' di quello che vi sta succedendo a voi adesso, leggete quel libro pensando che è un libro che 50 anni fa tutti conoscevano. Sarà un'esperienza interessante per quelli di voi che lo vorranno fare. Detto questo, veniamo appunto a salvare il salvabile, se lo vogliamo fare. Nessuno ci obbliga a farlo, mentre la Versilia, ha detto uno scrittore versiliese, Fabio Genovesi, qualcuno forse lo avrà sentito nominare, quello che ha scritto Morte nei Marmi. E ha detto: cos'è che fa campare, lui in particolare Forte dei Marmi, ma in generale tutto il turismo della Versilia, eccetera, eccetera, la nostra ricerca. Perché in effetti, se si va a vedere la Versilia oggi, fa pena, ma fa veramente pena. Però continua a funzionare, per fortuna di tutti noi che ci cambiamo. Perché? Perché c'è il ricordo, c'è la nostalgia di quando la Versilia era davvero uno dei posti più belli del mondo. E allora noi si vive buona parte direttamente o indirettamente di noi si vive di nostalgia. Cercare di far sopravvivere questa nostalgia forse sarebbe un buon affare, visto che agli amministratori, come sempre assenti, interessano solo buoni affari, ecco. Però c'è, non c'è solo la nostalgia. C'è anche, per esempio, che sappiamo che il peggioramento del clima è appena cominciato. E quella carta climatica che ha fatto vedere il professore prima, sì, però è la carta storica, sta cambiando rapidamente, sta cambiando in peggio. Ora, sappiamo bene che il cambiamento del clima è un fenomeno globale e che quindi richiederebbe interventi a livello globale. A livello locale però cos'è che si può fare noi qui ora, non per risolvere chiaramente, ma per mitigare gli effetti? Una cosa, piantare alberi come matti, perché è l'unica cosa che si può fare a livello locale e che davvero funziona. Dunque, le aree boschive, la maggior parte delle aree boschive della zona, diciamo, della Versilia Sud, mi perdonino il turistico, la Versilia storica, eccetera, sono protette in qualche misura dal parco. Dico in qualche misura perché il parco Emiliano Santassole, come del resto il parco degli Acquane, è sotto attacco, diciamo, speculativo crescente. E il lago di Porta, un altro grosso pezzo, diciamo, di ambiente seminaturale, e dico seminaturale perché ambienti
veramente naturali, chiaramente non solo non ce ne sono più in Versilia, non ce ne sono più in tutta Italia. Sarebbe protetto sempre in una qualche misura da una ZPS e soprattutto dal fatto che essendo una cassa di espansione, in gran parte una cassa di espansione, porca miseria, non ci si può costruire dentro. Oh, ma guarda un po' che fregata. È l'unica ragione in realtà per cui il danno di morte ancora esiste, perché se no ZPS, mica ZPS, te lo so. Ci sono completamente privi di qualunque, anche solo parziale, prendo dei pezzi grossi che sono il Comune Forte dei Marmi, lontanamente da Lungo il Versilia, la Versiliana, argomento coso, e Giardo. Poi c'è un contronumero di frammenti, però, a volte roba di qualche centinaio di metri quadri, che sono quelli che consentono ancora un minimo di collegamento ecologico fra i pezzi grossi. Il collegamento ecologico non è una cosa da fricchettoni, ah ci piace, no, è una cosa senza la quale non funziona niente, perché gli organismi devono potersi spostare, perché l'estinzione locale è un fatto assolutamente naturale, le popolazioni normali in coso si estinguono, e però cosa succede? Siccome ci sono accanto, in un altro posto accanto, tornano. Questo vale per gli animali, per le piante, per i funghi, per tutto. Se io isolo completamente i pezzetti, ogni volta che ci sarà un'estinzione locale su quel pezzetto, non ci sarà poi un ripopolamento dello stesso, perché magari la stessa specie, le stesse cose ci sono intorno, ma non ci possono arrivare. E quindi è la frammentazione, diciamo, degli areali, è uno dei sistemi più efficaci per accelerare il tasso di estinzione delle specie. E siamo bravissimi in questo. Ora, una cosa è che questi frammenti, che sono pezzi di canali dove è cresciuto un po' di erba, un po' di vegetazione, frammenti di ontanetti di boschi che sono cresciuti in genere su campi che sono incolti da decenni, o semplicemente terreni incolti a orrore e vituperio, molto spesso sono chiamati subiciume. E magari si fa istanza al comune perché è uno schifo, un serpaio, eccetera, eccetera. Ecco, la legge, che poi non viene applicata, ma c'è, le chiama aree di collegamento ecologico funzionale. Ora, vi prego, soprattutto prego gli amministratori che non ci sono, di riflettere su questa distinzione tra subiciume e area di collegamento. Se ce la fanno a fare il ragionamento. Ora, se si vuole evitare la scomparsa di tutto questo, ci sono diverse possibilità. Una, quella che si propone qui, è quella di istituire un SIC discontinuo. Un SIC che cos'è? Un SIC è un'area tutelata ai sensi di una normativa europea che è recepita dalla normativa nazionale e regionale, che dà, diciamo, un minimo di ombrello, non prevede vincoli precisi, non è che siccome c'è il SIC non si può più fare niente, no, però siccome c'è un SIC bisogna fare attenzione a tutto quello che si fa. E praticamente il sottotitolo vuol dire questo, il SIC non vuol dire non si fa niente, vuol dire si fa attenzione a tutto, qualunque cosa va sbagliata, pensata, ponderata. Poi se lo si fa davvero dipende dal fatto se lo si vuole fare o non lo si vuole fare, però almeno l'istituzione di un SIC prevede che si faccia attenzione. E c'è anche una riserva della biosfera dell'UNESCO da queste parti, che si chiama sempre Costiere della Toscana, e che potrebbe comprenderlo. Non è una novità questa di cui vi sto parlando, perché alcuni anni fa, prima che le province venissero quasi abolite, se ne parlava. Io all'epoca lavoravo
tecnico decisionale in mano. Era stata concordata, diciamo, con i tecnici dei comuni a livello appunto preliminare una mappa di questo tipo con zone che dovrebbero in tutti i modi, diciamo, far parte del SIC, sono quelle in verde. Questa quadrettata qui è la ZTS del lago di Porta, cioè è già l'area, diciamo, più o meno protetta del lago di Porta. Il verde, questa è la parte centrale, questa è il sud, questa è la Viareggio, e qui, diciamo, infatti c'è l'altro SIC che è quello della Pineta lì della Ricciola. Comunque, restando nella zona nord, appunto il verde sono le zone che dovrebbero far parte assolutamente di questo SIC, le arancioni quelle che sarebbe importante che ne facessero parte, le gialle sono quelle che si possono mettere dentro o fuori a seconda di altro tipo di valutazioni, perché chiaramente la potenzialità della cosa va poi confrontata con altre. Come si vede, non c'è continuità territoriale, non ci può essere, abbiamo costruito nel mezzo, però i mezzi, perciò SIC discontinuo, ma la legge lo consente che sia discontinuo, però se si vede, se va a vedere tutti i pezzettini, diciamo, molti sono abbastanza, ancora abbastanza vicini, sono dei francobolli, sono abbastanza vicini, e soprattutto una buona parte del terreno, diciamo, della città che c'è intorno, però è una città narrata con grossi giardini. Per cui, diciamo, a seconda anche di come vengono gestiti i giardini, però un minimo di permeabilità c'è, diciamo, non abbiamo a che fare con un quartiere, cioè, ci sono quartieri compatti, però, diciamo, i quartieri mille, il minimo di permeabilità lo conservano comunque. Tanto è vero che, per esempio, oggi ci sono gli scoiattoli che 50 anni fa non c'erano, ci sono arrivati con i loro piedini. Allora, come si fa a fare un SIC, se casomai qualcuno lo volesse fare? Allora, i SIC vengono istituiti dalla Commissione Europea, su proposta del Ministero dell'Ambiente italiano, nella fattispecie. Questo il Ministero, se vuole, può agire di iniziativa sua, però non lo fa. E di solito recepisce le proposte delle regioni, che recepiscono le proposte dei comuni, quindi si torna sempre ai comuni che sono quelli che hanno il centro. Quindi se qualcuno si vuole fare il SIC, bisogna che si dia una mossa, l'iniziativa, la palla è ai comuni, devono essere loro che fanno la proposta alla regione e da lì le cose camminano. Ora, non sarebbe né difficile né costoso, perché il materiale scientifico, cartografico, insomma tutto il materiale necessario per impacchettare la proposta c'è già, si tratta semplicemente di lavorarci 3 mesi, un gruppo di persone a impacchettarlo, aggiornarlo, infiocchettarlo come si deve, quindi è una roba che non costa e non c'è, e potrebbe essere fatta velocemente. Ci sono anche altre possibilità oltre a quella di istituire un SIC che sono compatibili. Per esempio, la parte nord tra il lago di Porta e le dune potrebbe essere istituita una riserva. Una riserva della Vestiniana è più difficile, però potrebbe anche essere proposta quella. Oppure si potrebbero creare i famigerati corridoi ecologici che sono previsti in tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in tutte le normative riguardanti l'assetto del territorio, si dice, si afferma che sono importantissimi e prioritari, nessuno li ha mai fatti. Un dettaglio è gratis. Un paio di anni fa, Comune di Fortenate fece il bilancio partecipato del comune, praticamente
Denise disse, ma c'è una bella cifra, 100.000 euro del bilancio comunale, dice, questi li spendiamo come vogliono i cittadini. E fu fatto una specie di mini referendum, il risultato non fu male, perché il risultato fu che la maggioranza della gente voleva ampliare il depuratore, di cui effettivamente c'è bisogno. Ma la cosa che mi colpì è che l'amministrazione comunale mise fra le scelte creare un corridoio ecologico fra la comune di Fortemanni e il lago di Porta, e mise costo 100.000. No, costo zero, signori. Se hanno scritto 100.000 vuol dire che o non sanno di cosa stanno parlando, o vogliono apposta che la gente gli dica di no, o tutte e due le cose non è escluso. Naturalmente niente di tutto ciò è obbligatorio, possiamo anche continuare a fare esattamente come abbiamo fatto finora. Questa vignetta che ho scaricato da internet descrive molto bene, diciamo, la fisiologia dell'economia del Sigliese negli ultimi 50 anni. Abbiamo funzionato così. C'era un nostro amico che diceva anni fa, guardate che Forte dei Marmi e Pietrasanta non hanno una vocazione turistica, hanno una vocazione edilizia. Qui la grana si fa con le palazzine. Costruire, vendere, comprare, questo è quello che rende i soldi. Tutto il resto è un cinema che ci gira intorno. E questo è vero, però questi due alberi qui sono gli ultimi due che ci rimangono, perché tutte le altre grandi foreste di cui si è parlato finora non ci sono più. Ci restano due alberetti, al posto delle grandi foreste ci sono uno di casette. Possiamo anche mangiarci gli ultimi due alberetti e fare altre due casette. Poi che si fa? È la domanda che a voi, e torniamo ai ragazzi, voi dovrete rispondere, perché siete voi che vi dovrete arrangiare con quello che rimane dietro. Ma oramai siamo aperti in qualche modo, o più che al cimitero, non è che si può andare, no? E quindi, ma voi invece il problema, diciamo, questo problema qui rimane dopo a voi. Vi invito perciò a cercare di studiare e capire perché è successo questo e se e cosa si può fare per salvare il salvato. Grazie.